Vittoria al Cardiopalma per i ragazzi di Cesare Ciocca. L'Acma Ravenna sconfigge il Basket Sant'Arcangelo per 61-59 proprio nell'ultimo secondo di gara con una bomba da tre finale di Carrichiello. I giallorossi di Ravenna si impongono così sui ragazzi di Sant'Arcangelo di coach Padovano, portando la serie sull'1-1. Sabato si giocherà a Sant'Arcangelo per la bella finale. Siamo un po' rammaricati, ci sentiamo un po' di averla regalata la partita, perché 4 punti avanti a 40 secondi dalla fine non sempre ti capitano e le devi gestire un pochettino meglio. Lì mi assumo le mie responsabilità, ho dormito io, penso che la partita i ragazzi l'hanno persa perché io non ho chiamato time out nel momento decisivo, avevamo ancora un fallo da spendere, non sono stato in grado di dirglielo, di farglielo capire, abbiamo preso quella bomba di Davorio che forse si poteva evitare e dopo l'altra in transizione, eravamo tutti fermi sulle gambe, sul tiro sbagliato, avevamo già paura di perdere, bravo Carrichiello, l'ho messa e siamo di qui, punto a capo, adesso aspettiamo sabato. Abbiamo visto un po' quella partita da playoff, come si suol dire, e un pubblico fantastico da ambo le parti, e quindi penso uno spettacolo bello che forse Ravenna non si era mai visto, quindi siamo contenti, è chiaro che riusciamo ad andare alla gara 3, dove sarà difficilissimo, però per noi è importante dare un messaggio che Ravenna non è la squadra di sabato, ma come mentalità, quindi aver subito una scopa non era facile, perché sinceramente in 2 giorni riuscire psicologicamente a realizzare la situazione non è stato semplice, però abbiamo parlato, ci siamo confrontati come facciamo sempre, abbiamo fatto una partita da playoff, ripeto che poi ribadisco, magari non è bella, cioè, non è bella, però sono partite per me fantastiche, perché alla fine c'è un'adrenalina, le difese che lavorano forte, cioè poi è chiaro, non è che bisogna fare i sofistici come mio De Giuli, questi playoff sono questi, secondo me questa è una partita fantastica da playoff per me, e sono questi qua, abbiamo avuto la forza di restare fino alla fine, nonostante a 1:30 alla fine onestamente sembravamo morti, abbiamo reagito contro una squadra che fisicamente onestamente c'è superiore, perché lo è dal punto di vista fisico, perché lo sapete.